Viviamo in un mondo meraviglioso, caratterizzato da migliaia di specie animali diverse, ciascuna con le proprie caratteristiche, dalle creature più tenere ai predatori più minacciosi. Dobbiamo sempre tenere a mente che tutti gli animali sul pianeta hanno i mezzi per spaventarci o stupirci positivamente. In questo video abbiamo raccolto una carrellata di incontri inusuali tra umani e animali, che vi faranno rivalutare la vostra opinione su alcune creature. Amazing! Woohoo! Numero 10. Cobra e umano. Quando si visitano le regioni settentrionali del Sudafrica, non è raro incontrare dei cobra. Questo paese, infatti, ospita almeno 5 specie diverse di questi animali terrificanti e letali. I cobra preferiscono muoversi di notte, ma possono essere intravisti anche durante il giorno, mentre si aggirano alla ricerca di un rifugio soleggiato. Molte persone li eviterebbero come la peste, ma Kurt Greenwood ha deciso di sfidarne uno in un incontro adrenalinico durante il quale ha scoperto che i cobra sono in grado di sputare il loro veleno con grande accuratezza. Di solito mirano agli occhi dei nemici, ma per fortuna Greenwood indossava degli occhiali da sole e non ha perso la vista. L'uomo è riuscito ad immobilizzare il cobra nel pieno dell'attacco, destreggiandosi abilmente tra gli schizzi di veleno. Se dovesse capitarvi di incontrare un cobra, fate attenzione al suo morso velenoso, ma anche alle particelle di tossina volanti. Meglio ancora, datevela a gambe. Numero 9. Cobra e gallina. Che cosa succede, però, quando ad incontrare un cobra non è un umano esperto, ma una creatura indifesa? Non bisogna mai prendere sotto gambe il coraggio di una madre davanti a un predatore che minaccia i suoi figli. Questa gallina lo ha dimostrato in un filmato sorprendente che ritrae uno scontro con un cobra reale interessato ai suoi pulcini. La gallina si sta rilassando insieme ai suoi piccoli quando il serpente, affamato e sicuro di poterla sconfiggere facilmente, si avvicina strisciando. Il cobra cerca di intimidirla mostrando il cappuccio, ma Mamma Chioccia si dimostra un avversario incredibile. I pulcini non colgono la minaccia del serpente, ma la gallina li tiene lontani dalla fonte di pericolo a suon di beccate, spingendoli al tempo stesso in una zona sicura. Alla fine il cobra è costretto a ritirarsi a testa bassa, con l'ego distrutto da una gallina coraggiosa. Numero 8. Gatto e topo. Se poteste parlare con i gatti, scoprireste che per loro i topi sono un elemento importante nella piramide alimentare. Proprio per questo motivo, gli umani hanno usato i mici per secoli come deterrente per le infestazioni da roditori. In questo modo, gli uomini potevano proteggere le coltivazioni, i gatti avevano pasti assicurati e i topi, per i topi non c'erano benefici. Tuttavia, sembra che negli ultimi anni i gatti domestici abbiano perso interesse nei confronti dei ratti, come potete vedere in questo filmato. Il micio e il topolino sono sdraiati vicini come nel cartone animato Tom e Jerry, e sembra quasi che il gatto stia carezzando il suo piccolo amico. Ad un certo punto, però, il felino rinsavisce e ricorda che, in quanto tale, dovrebbe attaccare il topo e non coccolarlo. Che direbbero gli altri gatti se lo vedessero in quelle circostanze? Il micio sembra confuso per l'assenza di paura nel topo, che pondera la situazione per qualche istante prima di lanciarsi contro il gatto come se volesse attaccarlo. Non c'è più religione. Numero 7. Tigri e umani. A proposito di gatti, nemmeno i più grandi e pericolosi sembrano più interessati alla caccia. Le tigri sono conosciute per la loro forza muscolare e per la ferocia con cui cacciano, che le hanno rese famose come i predatori più temibili della giungla. Non è difficile imbattersi in una storia che racconta l'incontro fatale tra un uomo e una tigre. Quindi la maggior parte degli umani dotati di raziocinio se ne terrebbero alla larga. A nessuno piace offrirsi volontariamente come spuntino per una bestia dotata di zanne, diciamo bene? Eppure potreste decidere di avvicinarvi se foste assolutamente certi che la tigre in questione somiglia più a un gatto che a un leone. A quanto pare, questi felini a strisce possono essere estremamente dolci, giocosi e amichevoli con gli umani. Guardate questi esemplari che giocano con i loro amici umani e rincorrono la palla. Le persone nel video non sembrano affatto spaventate e le tigri si divertono un mondo. Numero 6. Lupi e umano. Immaginate di camminare nella neve in completa solitudine e di scorgere un lupo che si avvicina lentamente nella vostra direzione. Probabilmente provereste a scappare o arrampicarvi su un albero,
Ma quest'uomo ha mostrato un coraggio che nessuno di noi avrebbe saputo esibire nella sua situazione. Sorprendentemente, anche il lupo si è comportato all'opposto delle nostre previsioni e ha riempito l'uomo di coccole e leccate. Pochi secondi dopo, l'intero branco si avvicina all'uomo per farsi accarezzare. Sembra che lo apprezzino molto e che l'abbiano accettato come un membro onorario del branco, perché le coccole sono il modo in cui i cani dimostrano affetto nei confronti altrui. Un lupo in particolare continua a leccargli i capelli in un gesto tenero, che emana calore e premura. La maggior parte degli incontri tra umani e lupi è ostile e rischiosa. Quindi questo filmato è particolarmente emozionante perché mostra un aspetto poco conosciuto di queste creature così eleganti e intelligenti. Ciò nonostante, fareste comunque meglio a non cercare di accarezzare un lupo selvatico, così per dire. Numero 5. Falchi e gatti. Che cosa succede invece quando un uccello rapace come un falco individua un gattino? Per il pennuto si avvicina l'ora di pranzo. In questo filmato vedete un falco che si avvicina furtivamente al micio per trasformarlo in una preda succulenta. Riesce quasi nel suo intento, ma all'ultimo momento la persona che sta filmando la scena interviene e scaccia il pennuto. Il gatto viene liberato dagli artigli e può godersi un altro giorno sulla terra. Anche se di solito sono i rapaci ad avere la meglio sui piccoli animali come i gatti, a volte i felini peccano di superbia e provano ad attaccarli. In questo secondo filmato vedete infatti un falco intento a farsi i fatti propri e un gatto che zampetta verso di lui con l'acquolina in bocca. Il micio si avvicina con gli artigli sfoderati, ma all'improvviso il falco volta la testa e gli rifila uno sguardo che gli fa gelare il sangue. Il gatto cambia idea e scappa con la coda tra le gambe, a differenza del prossimo micio che vive un incontro adorabile. Numero 4. Gatto e delfino. Il web trabocca di video teneri sui gatti, ma siamo sicuri che tutti voi avrete vissuto almeno un'esperienza che vi ha portato a considerarli dei guastafeste. Che cosa succede quindi quando un animale ambivalente come il gatto incontra il re delle feste sottomarine? Tratterà il delfino con indifferenza, ci giocherà o cercherà di attaccarlo? Per nostra fortuna, possiamo risolvere questo dubbio amletico grazie ad un filmato che mostra l'incontro improbabile tra questi due animali. Sembra che le due creature provino immediatamente interesse l'uno nei confronti dell'altro e si lasciano andare ad una serie di capocciate affettuose. La gente sullo sfondo osserva la scena con curiosità, incapace di prevedere cosa succederà dopo. Invece di allontanare il delfino, il gatto gli fa cenno di avvicinarsi. Altri esemplari si aggiungono sulla scena incuriositi, ma il micio sembra ossessionato dal primo delfino che ha visto. Alla fine del video sono diventati ottimi amici. Purtroppo non tutti gli incontri tra animali diversi finiscono così bene. Numero 3. Mangusta e cobra. La mangusta non gode di grande considerazione tra le creature più feroci del pianeta, tanto che se doveste incontrarla nel suo habitat naturale, provereste probabilmente ad avvicinarvi per accarezzarla. Questo cobra reale non si è accorto di essersi imbattuto nel sindaco della città delle manguste e gli scocca uno sguardo impietosito come per dire: «Sai che è una battaglia persa, non è vero?» Il mammifero però non si lascia intimidire e si mette in posizione di attacco. Il cobra tenta di intimidirlo aprendo il cappuccio, ma questa mangusta non è considerata la più tosta del branco per niente. I due animali si lanciano in una battaglia violenta, col cobra che avvolge le sue spine intorno al corpicino dell'avversario e la mangusta che affonda i denti nella testa del serpente. È una lotta alla pari da cui entrambi escono né vinti né vincitori. Il cobra realizza di aver commesso un errore e si allontana strisciando, mentre la mangusta torna ad occuparsi del suo programma elettorale. Niente cibo per i cobra. Numero 2. Impala, iena e leopardo. Adesso guardiamo un incontro che ha visto contrapposti tre partecipanti di specie diverse. I leopardi sono bravissimi a nascondersi tra l'erba alta e a lanciarsi all'attacco contro le loro prede quando meno se lo aspettano. Hanno le zampe più corte degli altri felini predatori, ma questo non significa che non possono correre. In questo frangente, un impala è stato catturato con una mossa fulminea da un leopardo che l'ha afferrato per il collo e lo ha scaraventato a terra. Il felino si è seduto orgoglioso sulla sua preda, senza sapere che nel giro di pochi secondi si sarebbe ritrovato con l'ego in frantumi. All'improvviso, infatti, una iena si presenta sulla scena e aiuta, si fa per dire, l'impala a sfuggire alla presa del leopardo.
Probabilmente anche lei mirava la stessa preda, ma il suo arrivo ha permesso alla creatura di fuggire verso la salvezza. Anche il leopardo, intimidito dalla iena, si allontana con la pancia vuota. Forse dovrebbe prendere lezioni dal prossimo predatore. Numero 1. Uccello e pesce. Vi piace mangiare pesce? Allora potreste provare ad addomesticare un esemplare di falco pescatore che andrà a cercare materie prime sempre fresche solo per voi. Questo incidente si è verificato sulla spiaggia di Myrtle Beach, nella Carolina del Sud. I bagnanti hanno osservato a bocca aperta la planata di un falco pescatore, che è riemerso dall'acqua con un pesce enorme simile ad uno squalo tra gli artigli. Non è un evento che si vede spesso, specialmente date le dimensioni della preda. Il pennuto ha continuato a volare indisturbato, per nulla impietosito dai movimenti sguscianti del pesce che tentava inutilmente di liberarsi. Vi consigliamo di specificare con estrema attenzione che tipo di pesce vorreste ricevere, perché questi falchi pescatori seguono una dieta molto variegata. Quale di questi incontri vi ha stupito di più? Ditecelo nei commenti. Non dimenticatevi di mettere mi piace al video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle nostre prossime liste pazzesche.